tutto quello che riguarda il Risorgimento, ma va bene in fondo per tutto il mio libro, non riguarda dei fatti, ma dei discorsi. Il Risorgimento è presentato da un lato con le parole di Abba o di Bandi, cioè quelli che ci credevano, e dall'altro con le parole di un personaggio fittizio che è l'avvocato Musumeci, ma che ripete praticamente quelli che erano i discorsi borbonici e che sono adesso ancora su internet i discorsi neoborbonici, cioè le due facce, il Risorgimento come diavolo e il Risorgimento come angelo. Per cui quando qualcuno mi ha chiesto: ma in questo libro qual è la tua opinione sul Risorgimento? Il mio dovere di narratore è rispondere: io non ho opinione, io non ho parlato del Risorgimento, io ho parlato dei discorsi sul Risorgimento, così come non ho parlato né degli ebrei né degli antisemiti, ma dei discorsi dell'antisemitismo. Cioè, se nel mio libro c'è qualcosa è che vuole mostrare come la storia viene creata da dei discorsi, oltre che i discorsi producono dei fatti. A me interessavano i discorsi, no? Voglio dire, provocatoriamente, non mi interessa cosa ha fatto Garibaldi, questo lo lascio agli storici, mi interessa i discorsi che sono circolati e circolano ancora su questo fatto. Ecco, ma che questo romanzo sia un romanzo di discorsi, ho visto per la gente è difficilissimo coglierlo, anche perché c'è una cattiva abitudine dei lettori. Un libro si che fa 1000-2000 copie può capitare sui lettori giusti, quando marcia verso le 100.000 è ovvio che capita anche sui lettori sbagliati, e i lettori sbagliati sono quelli che attribuiscono all'autore le opinioni dei personaggi. Io ho visto su internet delle proteste: perché ha definito Nievo un moscardino? Io ho definito Nievo, io adoro Nievo, lo ritengo un grande personaggio. E Simone Simonini, che essendo un mascalzone che poi lo ammazzerà, Nievo lo definisce un moscardino. Ma è molto difficile, ancora stamattina ho trovato su internet un blog che dice che sostiene che la maggioranza dei garibaldini erano stranieri. Ancora una volta è uno degli argomenti del borbonismo dire c'era di mezzo degli stranieri.